Siamo qui nella sauna, qua c'è il sabbio. Dire, io solo 2 giorni fa stavo a Tromso, seduto in sauna vicino alla bella norvegese, adesso guardate chi mi ritrovo vicino. Cose della vita. Beh, guarda, però con questa Venite sagoma potremmo spalmati. essere chiunque, potremmo anche essere due gnocche norvegesi in questo momento. Però siamo in Finlandia, ci stiamo rilassando. Abbiamo fatto il video che abbiamo attraversato il confine e abbiamo lasciato la Norvegia, abbiamo lasciato Capo Nord e adesso ci rilassiamo, quindi Addio. buona vita a tutti. Signori, abbiamo preso due autostoppisti. Hi guys, introduce yourselves. What? Okay, these guys are two hitchhikers taking along the street to Lemon Gnocchi. They are from Belgium, right? Brussels. Brussels. You. Best capital. Best The capital. best capital of the world. I've been in Brussels. Did you like it? Yeah. Allora, siamo qui pronti per questa escursione, la prima escursione finlandese al Lemmenjoki National Park. Abbiamo droppato i nostri ospiti che probabilmente faranno un giro in canoa o qualcosa del genere. Noi invece siamo pronti per questa escursione. Non si fa un così, gioco grosso in verticale. Ed ora Antimo vi farà vedere come si spacca la legna. Piena d'acqua la barca. L'approdo sulla barca. Oh, cazzo, il bastone. Passatemi il bastone. Non lo avrai mai. Non vorrai lasciare un vecchio senza il suo bastone. Signori, stiamo attraversando la riva. Incredibilmente la stiamo attraversando. Madonna, io non ci credo che stiamo a fare sta cosa. Vai, Antimo. Ma perché devi fare no, così? Cose? Che stai facendo? Oh, oh, oh! Ma più di questo non va! Ecco, vabbè. Mamma mia, raga. Rifacciamola, ti prego. Fa un freddo boia e si torna a casa. Stiamo per tornare a casa, siamo qua sulla barca. Io mi aspettavo un battello, una ghiata. No, proprio la barchettina. Oh, ma la reflex tu ce l'hai?
È il mio zaino. Ma lei apporta un po', ma perché non secca? Oddio santo. Che vuoi, che vuoi. Infatti. Dopo due ore, dai, anche Daniele ce l'ha fatta. Mazza, vediamo quanto piottate comunque. Per i funghetti, no. Che funghi? Ci sono funghi dentro. Dai ragazzini, siamo, dai. Mamma mia, ditegli qualcosa, per favore, ditegli qualcosa. Non mangia nulla, è come un bambino di 12 anni. Ma non è vero, io perché scelgo quello che mi piace e mi mangio quello che mi piace. No, non sai nemmeno com'è. Vabbè. È Daniele che ci offre questo pranzo. È arrivata la renna. Allora, ci troviamo qui all'interno del Parco Nazionale di Koli. Stiamo per prendere il sentiero chiamato Huron Kierros. L'Huron Kierros ci porterà lungo le più spettacolari e spettacolose cime del Parco Nazionale di Koli, da cui si vedranno dei panorami bellissimi e stupendi su tutta la valle. Ragazzi, adesso abbiamo ricominciato il percorso. Questo parco nazionale è bellissimo. Insomma, Antimo, immancabili, occhiali da sole immancabili. La moda passa, lo stile resta. È arrivato il momento di fare un altro spuntino. E finalmente però ecco. Mi sento impotente così. Ragazzi, in effetti la gente sta cucinando delle salsicce vere e proprie, ma questo abbiamo, quindi ce lo facciamo bastare. Finalmente ci riavviamo dopo il caffè finlandese gentilmente offerto da uno dei nostri compagni di fuoco, che si chiamava Timo. Che si chiamava Timo, come il nostro Antimo. Esperienza irripetibile, signori, irripetibile. La moglie incinta che sta per partorire. E la moglie incinta che probabilmente domani partorirà.
caffettino? Colovesi National Park, signori, la patria della foca di Colovesi. È venuta voglia di questo. Salmiakki, signori, salmiakki. Dammi un pezzo. Il primo salmiakki di Antimo. Ma cos'è? Il nostro ultimo percorso escursionistico, da oggi in poi solo area urbana. Casa di Bruna e Ucri. Hi Ucri. How you doing today? Bene, bene. Say something in Finnish, please. Hyvää huomenta. Hieno päivä. Vähän sataa vettä. Yeah. I totally agree. Daniele, eh? Quasi quasi, quasi quasi. Non si è mangiato niente. Stiamo dirigendoci ad Helsinki. Questi sono gli ultimi due giorni della nostra vacanza, del nostro road trip. Siamo a Helsinki. We'll be right back.
Siete pronti per questo Viking Restaurant? C'ha pure l'ascensore, no, ma io salgo le scale perché ci sono gli scudi. Ma che andiamo? Qui al ristorante vichingo e come vedete ci siamo accomiatati al clima vichingo. Marco, allora hai trovato qualcosa che ti ispira? Tante cose. Il menù è ricco e sostanzioso. Come vedete ci sono i menù selezionati dallo chef e io penso che prenderò questo, il viaggio dei 420. Skol! Fatto in casa. Ecco la bistecca di renna finalmente. Cosa? Bindisi! Eccomi qui, mi trovo qui all'aeroporto di Helsinki alla fine di questo lungo viaggio. Viaggio è la parola che più si addice a questa esperienza. Un punto di partenza, un punto di arrivo, un obiettivo. E nel mezzo una miriade di situazioni, luoghi, persone, emozioni, sensazioni, storie. Così eccomi qui, alla fine di tutto, da solo, con l'onere di raccontare la fine di questa storia come se fosse un menestrello medievale, anzi, uno scald, visto che siamo in tema. Per chi non lo sapesse, gli scald erano una sorta di menestrelli non reni in epoca vichinga. Beh, che dire, non so che vi aspettate da questo monologo finale, ma qualsiasi cosa sia, rimarrete delusi. Perché come in ogni viaggio, la fine non è mai la parte più importante. La fine è solo la fine. Un punto nella timeline, un punto estremo, ma pur sempre un punto. Ma è tutta la linea, nella sua interezza, quella che conta davvero. Anzi, sapete che vi dico, quasi quasi una conclusione neanche ce la metto. Che cosa ne direste se lasciassi appeso questo monologo interrompendolo all'improvviso senza neanche finire?